Vado? 3, 2, Ugo. Scusate, ricordatemi che giornata è 12 oggi. 12 aprile 2013, siamo qui al CSEO Pedro di Padova in via Ticino per la quarta serata con questa bellissima realtà chiamata Wires 2. Ma siamo un po' anche alla fattoria didattica Rio Selva, siamo tra i macachi, siamo politropi, siamo in un sacco di posti contemporaneamente perché qui con noi c'è un fantastico collettivo musicale chiamato Grey Moon. Buonasera ragazzi. Ciao. Vorrei racchiudere dentro questo saluto tutte le voci anche. Ciao. La tecnologia in questo momento è un po' tiranna con noi, un po' come il non governo di questo periodo. Dove nascono i Grey Moon? Oddio, dove? Tipo dall'uovo di Pasqua. No. Nascono da Mestre dintorni. E cosa ha portato i Grey Moon a passare per 7 vite di gatto e ad arrivare dove sono oggi, iniziando tutto con un travaglio partito e finito alle 2 di notte? Oddio, intanto le vite del gatto sono 6, perché se no con la settima se ne vanno anche i gatti. Questo è vero. Grey Moon sono, oh mio Dio, sono quasi 10 anni di tante cose, quindi è una domanda tra pochetto questa. Se tu dovessi evocare delle pietre miliari di questi 10 anni, delle tacche sul fucile dei fiori e dei Grey Moon, visto che abbiamo anche dei fiori qui intorno, abbiamo la campagna, appunto essendo qui a Rio Selva, c'è anche gli asini. Allora, i Grey Moon nascono, come hai detto bene, 10 anni fa da un progetto di me e Sole. Abbiamo fatto 4 dischi, abbiamo prodotto tantissimi video, perché per ogni canzone abbiamo un video. Da 4 anni a questa parte siamo anche andati ad abitare in una co-housing, infatti in questa qua che appunto ci ospita questa sera. E da etichetta siamo diventati collettivo, abbiamo cambiato qualcosa all'interno del nostro gruppo. Comunque l'anima rimane sempre quella, appunto è un progetto artistico in divenire, non strettamente musicale, ma anche video. Bravo, tanto. Multimediali fin dal principio, ma al lato del cuore, dell'anima del progetto Grey Moon, ci sono dei falchi, dei franchi tiratori, dei tiratori scelti, sempre di fiori appunto, essendo in questa co-housing. Mi raccomando. E io vorrei lasciare parlare loro, poche parole su questa piccola esperienza fantastica che non è un gioco che si chiamava Timoria, ma una vita chiamata Grey Moon. Chiedete all'uomo che non parlava di parlare, non si fa parlare Eric. Eric è l'uomo che non parla. Cosa vuoi far parlare l'uomo che non parla? Ma non si può. Forse Gibo è l'uomo che parla, o Gibo, Alessandro. Qual è la domanda, scusa? Come te la passi da Grey Moon? Con i Grey Moon ce la si passa benissimo, c'è sempre questa atmosfera da gita scolastica quando si va in tournée, quindi è sempre un'esperienza bellissima. Fate a gara chi si siede sul sedile posteriore. No, anteriore. Beh no, insomma, in realtà sul posteriore si riesce a ricavare un bel posticino dove è occupato spesso il nostro batterista. No, comunque da Grey Moon ce la si passa veramente bene, siamo molto attivi, cioè una gran cosa, insomma, riusciamo a essere sempre creativi, ecco, insieme. Siete abituati a vivere e lavorare insieme, un po' capirsi, affrontare tante cose insieme, visto che siete comunque una famiglia anche sul palco in un certo senso. In un contesto come quello di Wires 2, dove vi trovate a contatto con realtà uguali e diverse, prendendo un po' in prestito e plasmando un po' un titolo di un album degli anni 90, uguali e diversi ad altre realtà del territorio che comunque fanno anche loro dei piccoli passi per emergere. Cosa vedete nel confronto con magari gruppi che nemmeno conoscevate o etichette che non conoscevate, che magari hanno fatto un percorso magari non proprio parallelo al vostro, con cui magari vi siete intersecati senza toccarvi precedentemente? Beh, sono 10 anni che noi siamo attivi sulla scena, non solo da protagonisti ma soprattutto da fruitori e promotori, quindi per noi conoscere gente nuova e nell'ottica poi in futuro di poter collaborare, fare delle cose assieme o anche solo essere tutti partecipi di un qualcosa
di forte che stiamo creando va benissimo, cioè è Green Moon, funziona, no? Cioè c'entra con tutta la nostra vita, è una cosa, noi viviamo per questo. Non temete la formazione di una sorta di famiglia Bradford alla fine? No dai, io credo che un po' questa questo aspetto là di Wilds 2 sia molto bello, perché un pochino la eravamo un po' orfani, nel senso del stare uniti e la fra musicisti e label e le etichette, e l'ha in passato negli anni 90 e prima del 2000 c'erano molti più festival che anche univano cioè molto di più le etichette, e dopo invece c'è stato come un calare, e probabilmente la Wilds 2 nasce perché c'è appunto anche l'esigenza di ritrovarsi assieme davanti comunque a delle difficoltà che appunto ci sono, che tutti noi viviamo anche nella vita quotidiana di ognuno, cioè nel lavoro, nella famiglia, e quindi anche a livello musicale credo che sia la nuova partenza. Avete nominato due cose bellissime, sempre più difficili da trovare, lavoro e famiglia, per cui io vi invito a muovervi verso il palco, che è il vostro habitat ancora più naturale di una fattoria didattica. E che dire, Green Moon, grazie. Grazie a te. Grazie per queste vite del gatto, che sono ancora poche. No, mi raccomando, sei, perché se sono sette siamo fregati. Siete comunque la compagnia dei gatti neri che preferisco. E grazie, Wilds 2, grazie Green Moon. Grazie, grazie, ciao. Grazie.